Salve a tutti, sono Mattia per le mie best Mattioschi e sono qui quest'oggi per decantarvi alcuni versi del sommo poeta Dante. Iniziamo or dunque. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Ahi, quanto a dir qual era e cosa dura è sta selva selvaggia e aspre forte che nel pensier rinnova la paura. Pensate che questo sia l'incipit della Divina Commedia? Ebbene no! Questo è l'inizio de Il Bosco 1. L'ominide si dirige verso una casa diroccata, ad attenderlo una donna abbastanza brutta, che però con l'aria da zoccolone che fa attizzare noi maschietti. I due, appena si vedono, iniziano ad amoreggiare furiosamente. Beh, se non altro, il film comincia bene. No, non è possibile, ancora peli mozzati, ma io non posso continuare così. Ad ogni modo, il film è stato diretto nel 1988 da Andrea Marfori o Marfori. Se volete saperne di più su di lui, sappiate che sul retro della VHS del Bosco 1 è presentato come il degno erede di Dario Argento e Victor Frankenstein. La storia narrata nel film è abbastanza semplice. Due giovani fidanzatini decidono di trascorrere una meravigliosa vacanza nelle Alpi. Peccato che lungo il tragitto vengano adescati da una perfida strega intenzionata a condurli nella sua magione e ucciderli brutalmente. Questa trama abbastanza esile è però sostenuta da dei personaggi caratterizzati a 360 gradi e dotati di molteplici sfaccettature. Cominciamo dunque da Cindy, la vera protagonista del film. L'attrice che l'interpreta è davvero abile nel rendere il suo accento tipicamente British. Ehi, scrittore, non mi piacciono le tue storie, non mi piace il tuo attrezzo per parlare, non mi piaci tu! La ragazza è dotata di un forte spirito combattivo e non si fa mettere i piedi in testa dei vari mostri che trova dinanzi al suo cammino! Tu sei il genio che mi fa girare le palle! Mostri fattuti! Non mi avrete così facilmente! Il suo fidanzato, Tony, si contraddistingue invece per acume ed intelligenza. Voglio vedere se lo rifà. Sì, dai, prova. Dai, dai, vediamo cosa fa. Dai, 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 dai. Ah, merda. Idiota. Questi graffiti sembrano una vecchia iscrizione. Elementare, Watson. Ah! Peraltro, siccome i protagonisti sono soltanto due e Cindy si salva, al fidanzato spettano tutte le sfighe. Dopo aver giocato con quella favolosa poltiglia nera, infatti, il poverino si ammala e comincia a pronunciare formule arcane. Ravaganam, sempestat, nubilata lux, uetaca. Anita pozio, io moltiplicazio, per un bevino, con malefizio. Dopodiché viene impossessato da una crudele entità demoniaca che lo rende un allupato pazzesco. Beh, allora divertiamoci! Facciamo l'amore! Viene percosso dalle radici di un temibile albero. Gli vengono mozzate le mani! Gli viene mozzata anche la testa! E come se non bastasse, la testa mozzata esplode così, tanto per gradire. Il principale artefice delle sofferenze del povero Tony è il perfido zombifango. Perché si chiama così? Beh, giudicate voi.
La cosa bella è che quando Fango muore, prima lievita manco fosse una pagnotta. E poi, beh, sì, ecco... si scagazza addosso! Ma il vero villain è lei, Arva, la strega più arrapata del West! In grado di incutere autentico terrore nel cuore dello spettatore semplicemente travestendosi da Robert Smith dei Cure e pronunciando poche studiate frasi. Non è tutto finito. Non finirà mai. Verrà un giorno in cui tutto questo sarà distrutto. Distrutto! Non ci sono più le mezze stagioni! E chi cammina con lo zoppo impara a zoppicare! Last but not the least, il vero mattatore del film! Lo scrittore, motociclista, scienziato pazzo, aviatore, Algernon! Questo mitologico essere, per parlare, ha bisogno di fare ricorso ad uno strano e sofisticato aggeggio elettronico. Nonostante ciò, non si esime dal proferire autentiche perle di saggezza. Le trote, per esempio, vedono questo piccolo amo e pensando che sia un delizioso, minuscolo pesce, una di loro si avvicina. Naturalmente c'è chi è pronto a pescarla. E come risponderà Tony, il vero intellettuale del film? Vuoi dire che qui c'è il divieto di pesca? Idiota! Il film alterna sapientemente momenti di puro terrore a meravigliose scene d'azione. Una di queste vede protagonista Algernon zombificato. Algernon, ormai asservito alla perfida Arva, cerca di uccidere Cindy. Ci troviamo di fronte ad un'autentica ed epica sfida Motosega versus Asha. Brividi, nient'altro che brividi. Il pathos sale alle stelle quando lo spettatore si trova dinanzi ad una rivelazione scioccante. Papi, papi. No! Ma sì, Luke, non prendertela. Arva è figlia di Algernon, ma nessuno ne parla più per tutto il resto del film. Come insoluto, rimane un altro importante mistero introdotto, come al solito, da Algernon, il vero deus ex machina del lungometraggio. E non sarai capace di evitare la morte maligna. La morte maligna è un'oscura presenza che si avvicina silenziosa ai nostri protagonisti, sicura della sua invisibilità, incutendo timore e spargendo attorno a sé un senso di disagio. Non è dato sapere cosa cavolo sia, come non è dato sapere come faccio una roccia a sanguinare e prendere fuoco. Ignoto rimane anche il significato del numero 1 impresso inciso nel titolo,
Ma, ormai vicini alla fine della recensione, rimane solo una cosa da fare: radunarci in preghiera e ringraziare. Grazie, Dio della luce. Grazie. E dopo avere ringraziato assieme a voi il meraviglioso Dio della luce, non mi rimane altro da fare che salutarvi con il mio classico ciao!